Buongiorno a tutti, siamo qui con Giorgio Montagnana del Comitato Salviamo la Brughiera. Ora gli faremo un pochino di domande, diciamo, conoscitive, no? Certo. per conoscere un po' l'opera che portate avanti. Allora, la prima domanda che volevo farti è perché nasce il Comitato Salviamo la Brughiera? Allora, dunque, il Comitato è nato quasi un anno fa, è nato perché praticamente è stato ripresentato sotto altre spoglie un vecchio progetto di collegamento che dovrebbe chiudere l'anello dopo i lavori che sono stati fatti sul T1, T2, il collegamento ferroviario all'interno del sedime aeroportuale della Malpensa, e proseguire dal T2 fino praticamente alla linea RFI del Sempione, Milano-Domodossola. E niente, siccome praticamente l'80% del percorso è nella nostra brughiera, perché Casorate è famosa per la sua brughiera e per i suoi cavalli, naturalmente noi come cittadini al di fuori degli schieramenti partitici ci siamo sentiti in dovere morale di realizzare questo comitato spontaneo a difesa del nostro territorio contro questo progetto, che è un progetto scellerato. Diciamo che stiamo parlando di milioni di tonnellate all'anno di sostanze tossiche, quindi direi che tutti i cittadini sono più che scusati nell'essere preoccupati. Allora, spiegatemi un po', ma perché siete contrari a questo progetto? Cosa porterebbe di negativo al territorio? Allora, noi siamo contrari fondamentalmente perché non ci vogliono dire il rapporto costi-benefici, che è una delle cose principali che giustificano un'opera, soprattutto quando l'opera viene cofinanziata dall'Unione Europea, perché quest'opera continuano a sbandierare che sarà cofinanziata dall'Unione Europea. È già stata cofinanziata con 23 milioni il T1, T2, e quindi dicono che anche questo fa parte di una strategia di collegamento dell'aeroporto alle grandi linee ferroviarie. E il discorso poi è che, ripeto, il collegamento ferroviario in sé, la ferrovia è sempre preferibile rispetto al trasporto merci su, cioè il trasporto su gomma, anche il merci. Questo intanto bisogna precisare che è un collegamento che è progettato solo ed esclusivamente per il trasporto passeggeri. Però la questione paradossale è che la relazione tecnica del Parco del Ticino ha, diciamo, sollevato tantissime problematiche sulla realizzazione di questo collegamento all'interno di un parco tutelato da leggi, dove ci sono delle biodiversità molto, molto delicate, queste cose e altre cose di questo genere, e dichiara però nella sua relazione tecnica alla chiusura di tutte queste cose che se si facesse un collegamento anche per le merci, tenendo conto del master plan dello sviluppo del merci all'aeroporto della Malpensa, si potrebbe anche essere meno favorevole. Esatto. Che è un paradosso, perché tu sei un ente pubblico che deve tutelare il territorio e ti metti a fare le ferrovie. Insomma, il progettista di ferrovie, che è un paradosso. Pensiamo solamente che il progetto totale di Uptransit in Italia dovrebbe essere finanziato. Diciamo, le promesse sono state per 1,2 miliardi di euro, finora ne sono arrivati 1,3 milioni, quindi possiamo immaginare siamo molto lontani dall'obiettivo. E volevo sapere, ma ci sono alternative a questo progetto? Avete già allora, il discorso avanti? È proprio questo qui, che le alternative in realtà già ci sono, perché i treni che arrivano dalla Svizzera, perché loro continuano a dire, poi certe volte si contraddicono, si smentiscono, perché recentemente sui giornali hanno litigato Modiano, presidente della SEA, con Gibelli, presidente di Ferrovie Nord Milano. Cioè, loro dicono che lo sviluppo di Malpensa, che prevede 32 milioni di passeggeri nel 2030, naturalmente prevede anche ordini di svizzeri che vengono a prendere l'aereo qui da noi. Quindi dicono che questo servirebbe appunto per fare tutti questi collegamenti. La realtà è che il Tilo già oggi arriva tranquillamente al T1 e poi dal T1 al T2, perché c'è già la bretella
che mi sembra che si chiama Y, insomma, cioè si gioca sempre con la schedina, bravo. Cioè, è già un collegamento esistente, tant'è vero che a Busto Arsizio c'è il raccordo che ti porta alla stazione Busto Arsizio Nord di FNM, quindi c'è già il collegamento della linea RFI del Sempione con la Malpensa, c'è già. Basterebbe, che era in un vecchio progetto della triplicazione, triplicamento, quadruplicamento della linea Rogallarate, che è satura, completamente satura di traffico, cioè di traffico ferroviario, scusa. Cosa succede? Che basterebbe fare questa bretella che era dentro quel progetto è stato cassato dal Consiglio di Stato e anche dal Ministero delle Ferrovie competente. Quindi cosa è successo? Basterebbe fare quel piccola bretella e a questo punto ci sarebbe un altro collegamento, cioè c'è già il collegamento, diciamo, a nord, Busto Nord, e ci sarebbe anche il collegamento, diciamo, da sud, arrivando da Milano, uno entra praticamente direttamente con questa bretella alla linea FNM, entra in Busto Nord e poi tranquillamente se ne andrebbe in area urbana. Certo. Si ha già un'idea del costo, quanto potrebbe costare? Allora, il ragionamento è questo qui, siamo passati dal progetto preliminare al progetto esecutivo e ora praticamente cioè al progetto definitivo, e devono fare tutto l'iter per arrivare poi al progetto esecutivo. Allora, il progetto definitivo prevede per meno di 5 km di linea ferroviaria 195 milioni di euro se si fa solo il collegamento verso Gallarate. Se si fa il collegamento anche verso Domodossola, verso nord, sono altri 17 milioni, per un totale di 212 milioni, che è una cifra assurda, perché cioè praticamente si parla di circa 40 milioni al chilometro, quando per i treni ad alta velocità in Spagna, in Francia e in Giappone, tanto per fare tre esempi, al massimo si arriva a 10 milioni di euro, ma per i treni ad alta velocità. Quindi con tecnologie ben basta calcolare che in Giappone i terremoti sono un po' più seri di quelli che ci sono in Italia. Diciamo che hanno la scala Richter molto alta. Esatto, bravissimo. Allora, questo collegamento ferroviario, sì, in base a quello che voi avete studiato, avete progettato, potrebbe avere qualche ricaduta sui territori, comunque soprattutto dei tre comuni interessati da questo percorso? Beh, allora, fondamentalmente i tre comuni interessati sono Casolate Sempione, per la stragrande maggioranza, Cardano e Gallarate, in special modo il quartiere dei Ronchi. Qual è la problematica? Le problematiche sono che noi sappiamo come si fa in Italia, i lavori iniziano con un certo cronoprogramma che poi normalmente non viene mai rispettato per mille motivi, e da noi i motivi sono tanti, perché per esempio hanno messo a progetto una spesa di 4 milioni per i residuati bellici, perché per esempio sulla T1 e T2 ne hanno trovati alla bellezza di 55 e alcuni non erano dei confetti proprio piccolissimi. Quindi il discorso cos'è? Che c'è, per quanto riguarda Casolate, naturalmente la devastazione con un taglio netto della brughiera. Per quanto riguarda Cardano, ma soprattutto Gallarate è interessata da un enorme cantiere che rimarrà lì per diversi anni, che naturalmente è in prossimità del nostro territorio, ripeto, nel quartiere dei Ronchi, dove naturalmente ci sarà un movimento di camion e di automezzi di cantiere per anni, perché devono spancare circa 630.000 metri cubi di materiale. Devono praticamente poi costruire alcune le trincee, alcune parti in trincea ed altre parti in galleria naturale e artificiale. Ma quella naturale, siccome lì è tutta una zona ben conosciuta di ghiaia,
e Sabbioni. Naturalmente sarà difficile, siccome ci sono solo 30 metri di dislivello, sarà difficile riuscire a fare uno scavo e realizzare, quindi molto probabilmente dovranno sbancare tutto. Poi oltretutto dobbiamo mettere in conto che sia l'asse del Seppione stradale che l'asse ferroviario dovrà essere spostato completamente, e quindi naturalmente sarà un'area di cantiere pesantissima che si ripercuoterà sulla cittadinanza, perché l'asse del Seppione è un collegamento, la strada statale 33 è un collegamento su cui passano migliaia di mezzi pendolari tutti i giorni. Sarebbe un